Diplomazia armata. Sembra questa la strada intrapresa da Ankara, che mercoledì e questo giovedì ha colpito posizioni militari siriane facendo diversi morti. Tutto questo mentre la Siria ha fatto pervenire le proprie scuse per l'attacco contro la cittadina turca di Acakale attraverso l'ONU. Un po' poco per l'esecutivo turco. Il vice premier Atalay ha preso atto delle scuse, ma ha anche ricordato come la Siria non abbia escluso che un nuovo attacco possa accadere. Ankara, insomma, non intende farsi trovare di nuovo impreparata, tanto che mercoledì notte il Parlamento, riunito d'urgenza a porte chiuse, ha approvato la mozione presentata dal premier Recep Tayyip Erdogan, che autorizza per un anno possibili operazioni militari. La grande assemblea di Ankara ha dato luce verde a operazioni oltre il confine nazionale. Una forma di pressione perché fatti come quello di Acakale non si ripetano più.